troviamo nella chiesa di Sant'Agostino e precisamente nella cappella della Madonna della Sanità. È stato grazie alla volontà del parroco e della parrocchia, che hanno ritenuto opportuno promuovere il restauro di questa cappella considerando il recupero di tutti i pregevoli manufatti artistici che la compongono, che si è potuto ritornare in modo coerente al suo assetto originale settecentesco. L'importanza della cappella è data anche dal suo committente, il canonico Don Rocco Sabini, che nel 1750 la scelse come luogo di sepoltura per se stesso e per la sua famiglia. La data è riportata nell'iscrizione sul pavimento e nella lapide marmorea alla parete. Mentre vediamo lo stemma nobiliare che campeggia dipinto al centro del pavimento e scolpito nell'altare marmoreo. L'oggetto dell'intervento di restauro sono stati il dipinto murale della Madonna, l'altare in marmi policromi, la prospettiva in stucco e il pavimento in maiolica. È stato affrontato in primo luogo il restauro del dipinto di Santa Maria della Sanità, posta nella prospettiva dell'altare. L'immagine risale alla seconda metà del Settecento, come del resto tutto l'apparato decorativo della cappella stessa, e viene realizzata probabilmente dallo stesso autore della prospettiva in stucco, Niccolò Maramonte, e successivamente ritoccata durante alcuni interventi della seconda metà dell'Ottocento. Questa Madonna è interessata da una storia particolare, in effetti si tratta di una ridipintura eseguita sopra un'immagine più antica, molto venerata in passato, di una Santa Maria della Sanità che alcuni documenti ci testimoniano già nella preesistente cappelluccia. Si è ritenuto opportuno, in seguito alla prima fase conoscitiva, mantenere questo assetto settecentesco effettuando, come intervento, un'accurata pulitura della superficie pittorica, rimuovendo la vernice alterata, un consolidamento degli strati di intonaco e pittorici, la stuccatura delle lesioni e dei numerosi fori degli ex voto e il ritocco pittorico. Passando alla prospettiva dell'altare in stucco, possiamo dire che viene seguito certamente da Niccolò Maramonte, scultore locale che lavorò moltissimo ad Altamura durante la metà del Settecento, lasciando testimonianze in molte chiese. Tutto l'apparato decorativo sembra rendere uno sfondo teatrale tipicamente di gusto tardo barocco, che fa risaltare l'immagine della Madonna dipinta. La decorazione pittorica originale si presentava completamente ricoperta da diversi strati di scialbi, posti durante interventi più recenti. In corrispondenza dei bordi, delle cornici, delle modanature e degli angeli vi erano stesure di vernici sintetiche color oro a rimarcare i contorni e alcuni dettagli. Mancavano parti in stucco e molti elementi a rilievo, come le dita e le ali degli angeli, porzioni di cornici, modanature e volute in seguito a cause accidentali. Questi sono stati accuratamente ricostruiti per permettere una lettura completa della decorazione plastica. L'intervento più impegnativo è risultato chiaramente il ritrovamento e la pulitura della decorazione originale, nonché la ricostruzione di parti complesse di modellato, come le ali degli angeli e i vari riccioli e le volute a sbalzo. Il tocco pittorico è andato a raccordare le lacune di colore con gli strati di colore originale ed infine su tutte le superfici è stato steso un protettivo finale. L'altare in marmi policromi, di gusto tipicamente settecentesco, è una bella opera del marmoraro napoletano Crescenzio Trinchese. In quest'opera sono da ammirare i particolari scultorei come le testine di angioletti e gli stemmi, ma anche i pregevoli marmi antichi lucidati a piombo. Sull'altare marmorio si è eseguita una ricognizione di tutte le lastre in modo da assicurare i loro ancoraggi,
sono stati effettuati vari incollaggi e consolidamenti, nonché la pulitura approfondita e la ricostruzione delle stuccature in cattivo stato di conservazione. Infine è stato eseguito un trattamento protettivo con cera microcristallina. Il pavimento, come riportato dalla data 1750 nell'iscrizione, con molta probabilità è stato realizzato dalla prestigiosa bottega napoletana di Massa, la stessa che eseguì le famose maioliche nel chiostro del monastero di Santa Chiara a Napoli. È un mirabile esempio di pavimento in maiolica a grande disegno, tipologia diffusa nel Settecento, quando gli architetti come i Vaccaro fornivano i cartoni alle manifatture progettando l'intero apparato decorativo. Le maioliche impreziosiscono l'ambiente come un sontuoso tappeto orientale, con una suggestiva composizione ornamentale e con l'esuberanza dei colori, equilibrati nell'insieme. Lo stemma Sabini è in posizione centrale e si sviluppa tutto intorno la ricca decorazione, con cornici polilobate e motivi naturalistici. L'intervento è stato indirizzato verso un miglioramento dello stato di conservazione in modo da impedire un ulteriore degrado, visto che si presentava interessato da numerose lacune di smalto e di decorazione pittorica. È stato rimosso accuratamente tutto il cemento presente all'interno dei giunti tra mattone e mattone e sono stati eseguiti la pulitura della superficie ceramica, il consolidamento, soprattutto in corrispondenza delle cadute di smalto, la ricostruzione delle parti mancanti e la stilatura dei giunti. Ed infine un'operazione di protezione e finitura con cera microcristallina. Al termine del restauro vediamo che la cappella riacquista il suo antico splendore e il suo aspetto settecentesco, tornando a vivere come un cuore pulsante all'interno della sua chiesa.